Autobus in ritardo di 2 ore è il numero insufficiente a trasportare le decine di migliaia di persone che lavorano ogni giorno negli impianti dei giochi invernali di Pyeongchang. Questo lunedì il comitato organizzatore si è scusato con lavoratori, volontari e membri dei media per l'inefficienza del sistema di trasporti, citando le risorse limitate e la carenza di infrastrutture tra le cause dei ritardi. Il presidente del CIO, Thomas Bach, ha provato a minimizzare la questione, sostenendo di avere ricevuto delle rassicurazioni in merito dal comitato organizzatore. Non ricordo un'edizione dei giochi in cui all'inizio non abbiamo avuto problemi con i trasporti, ha detto Bach. Al momento gli autobus utilizzati per i giochi sono circa 1.800, numero che gli organizzatori puntano ad aumentare almeno del 10%, investendo circa 3 milioni di dollari.